Buongiorno a tutti, sono sempre io, Riccardo Marelli, 33 anni, il vostro life coach. Volevo fare una piccola introduzione, approfittando anche di questa bella giornata con gli uccellini che ci fanno compagnia, per dire che questo video è un po' vecchio, si sente il fatto che in quel periodo ancora non mi stavo curando e ci sono 3.000 tagli per la tosse, ma vi giuro, promesso. Credo che si senta anche dal mio modo di parlare che sono andato dal dottore. Ci stiamo lavorando, ma non volevo buttare questo video. Basta così, smetto di parlare, vi lascio al nostro argomento principale. Ciao. Qualche tempo fa, molto prima di diventare coach, ho avuto una lezione di recupero che non avevo piacere a frequentare. Forse non avevo accettato i miei errori. Ma non sapevo che quella lezione avrebbe cambiato più di tutte la mia percezione del perché e del motivo per cui è meglio, il più possibile, non dire perché. Era il momento di una simulazione di coaching, quindi più persone furono chiamate a fungere da coach e una singola persona, una ragazza, si prestò a fare da cliente da coach. A un certo punto non ricordo la domanda, per cui diciamo che magari ne simuleremo una, giusto per far intendere. Tipo, perché ti sei comportata così? Al momento del perché, ragazzi, la ragazza ha proprio spinto il suo corpo in avanti. Tanto che il mio primo pensiero è stato: ma cosa è successo? Si è spaventata. Si era sentita giudicata da quella domanda. Ha cercato di nasconderlo con le parole, ma il suo corpo ha parlato per lei. E allora mi potrete dire: magari cosa facciamo, Riccardo? Non poniamo più le domande? L'idea non è questa. L'idea è quella di cambiare le proprie domande. Ad esempio, anziché dire perché fai così, ti va di dirmi qual è la motivazione che ti ha portato a far così? Invece di dire perché non ti fai mai sentire, ad esempio, si potrebbe dire mi piacerebbe, in questo caso è un'affermazione, ok, però mi piacerebbe sentirti di più. Parlare di più con te, conoscerti meglio. So che il giudizio è insito nell'essere umano. Chissà se esiste qualcuno completamente libero dal giudizio. Però io credo nelle persone che mi stanno ascoltando. E credo che quello che sto riuscendo a fare io possiate farlo tutti quanti. Non so se sentirete un rumore di sedia che scricchiola, ma sono in compagnia di tanti amici a quattro zampe. Non so se voi abbiate mai fatto caso alla reazione di chi avete di fronte qualora poneste una domanda che inizia con il perché. Io non ci avevo mai fatto caso fino a quella lezione ed è per questo che ve l'ho raccontato a inizio video, nella speranza di catturare la vostra attenzione. Le domande si possono cambiare, si può fare. Ho imparato, sto imparando io. Credo nella capacità di tutte le persone che guarderanno questo video. Credo in te, credo in voi. E soprattutto, se da soli vi sembra di non farcela, io sono qui. Convertito questo canale che era un po' più ludico, un po' più personale, in un canale di coaching, non perché non mi piacesse di più, non mi piacesse più parlare di me. Ogni tanto io metto anche qualche cosa di personale. Però diciamo che alla luce della mia nuova professione mi piaceva di più l'idea di parlarvi comunque di me.
in una chiave nuova, perché ogni coach nelle sessioni, nei video, nei reel che io devo ancora imparare a fare, soprattutto a capire come si fanno quando si fanno a pezzettini. Quindi se qualcuno sa fare i reel a pezzettini, può scrivermi qui sotto come si va poi a montarli. Ecco, mi ero perso, mi sono riascoltato, ci siamo ritrovati e dicevo che in ogni contenuto che ogni coach, che sia anche creatore di contenuti, porta, inevitabilmente c'è un po' di se stessi. Non necessariamente un aneddoto. Può essere anche, non lo so, il quadro del gatto appeso alla parete a dimostrazione che è un coach che ama i gatti. Può essere, non so, l'anello di fidanzamento appena ricevuto. Ogni coach porta un po' di sé. Quindi in realtà io non ho smesso totalmente di parlare di me. Ho fatto la scelta di parlare di me in una nuova chiave, che può essere più variabile, più continuativa di un video tag, in un'era in cui ormai temo che i video tag non si facciano più. Ma teniamo da parte la mia opinione sui video tag e continuiamo a parlare del perché. Vi chiedo, avete pensato sul vostro modo, al vostro modo di fare le domande? Se vi va, se vi sentite a vostro agio, potete condividere il risultato delle vostre riflessioni e delle vostre domande nei commenti. Spero di aver instaurato in voi uno spunto di riflessione quest'oggi per quello che riguarda le domande. Vi ricordo che in questo momento, 23 ottobre per me, ci sono ancora due posti per due potenziali clienti sui temi che ho detto in due precedenti video, che magari vi metto nelle schede, così non ripetiamo sempre le stesse cose. Potete contattarmi sui miei social network. Dovrei essere riuscito ad inserire anche un pulsante WhatsApp sulla mia pagina pubblica di Facebook, così che io possa entrare in contatto con voi ed eventualmente aiutarvi. In realtà, molto spesso, anzi quasi sempre, metto lo stesso contenuto su TikTok, che però al momento decide ancora che non gli piacciono i video di coaching, forse perché troppo lunghi, e mi rende più virali quelli corti. Quindi se volete, seguitemi anche su TikTok, se ce l'avete. Vi lascio il mio nome di TikTok in descrizione, anche perché è una parola composta che io potrei anche sbagliare a pronunciare. Quindi guardate veramente il pannello delle informazioni. Finalmente mi sono ricordato come si dice in italiano. Bravo me. Io vi saluto e vi rimando, se vi va, al prossimo video. Ciao.